alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org. Originaria del Quebec, Céline Dion emerge come cantante negli anni 80, ottenendo i primi riconoscimenti internazionali con la vittoria al Festival Mondiale della Canzone Popolare del 1982 e all'Eurovision Song Contest del 1988, dove rappresentò la Svizzera. Dopo aver migliorato la conoscenza dell'inglese, firmò un contratto discografico con la Epic Records e nel 1990 pubblicò il suo primo album in inglese, Unison. Durante gli anni 90 Céline raggiunse la fama dopo aver pubblicato diversi album, tra cui Falling Into You, 1996, e Let's Talk About Love 1997, entrambi certificati dischi di diamante negli Stati Uniti. 3 anni fa Céline Dion cancellava il suo tour per problemi di salute. L'artista canadese si ritirò dalla scena pubblica parlando di problemi di salute gravi, ma quale fosse la malattia che l'aveva colpita, lo si è scoperto solo 1 anno e mezzo dopo. Ho un raro disturbo neurologico, la Stiff Person Syndrome, o disturbo dell'uomo rigido, confessò la cantante in un video pubblicato sui social, nel quale annunciava l'ennesimo rinvio dei suoi show. Da quel momento l'artista si è ritirata a vita privata, ma oggi a distanza di tempo è la sorella Claudette Dion a parlare della sua condizione attuale che, nonostante le cure, sembra non essere affatto migliorata. Sta facendo di tutto per guarire, ha confessato la sorella di Céline Dion, in una recente intervista rilasciata al quotidiano canadese Le Journal de Montréal, spiegando che la diva oggi vive insieme alla sorella Linda e ai suoi 3 figli. Sta interpellando i migliori ricercatori nel campo di questa malattia rara e si impegna a mantenersi attiva. Le cure alle quali si sta sottoponendo da ormai 2 anni, però, non hanno portato ad alcun miglioramento. Anzi, non si riesce a trovare nessuna medicina che funzioni. Ma noi continuiamo a sperare.